saputo che venivano con le ruspe, con le cose, e ci siamo precipitati quanto più persone potevamo. Eravamo donne, bambini, capito? Bambini! Non dico vecchie, perché io sono vecchia, ho 71 anni, e voglio difendere i diritti dei miei nipoti. Hai capito? E siamo andati tutti quanti con le mani alzate, davanti a tutti, davanti ai poliziotti, loro schierati, una cinquantina di poliziotti, nemmeno una decina, una cinquantina, camionette, tutto che le si poteva stare. Allora, noi con le mani alzate, improvvisamente hanno avuto l'ordine di caricare. Casco. Hai capito? Hanno manganellato, hanno caricato, mi hanno calpestato, mi hanno rotto una rotola, mi hanno strappato un'unghia, mi hanno buttata per terra. Mi fa male la spalla, ho un bubbone su un'anca, un bubbone che si faccio vedere perché mi metto scuro. Hai capito? E questo è tutto. Questo lo dobbiamo a quel signor sindaco che si è fissato con il parco Quadrifoglio. Siete fascisti, siete mafiosi, siete tutto l'ercio che c'è su questo mondo. Perché se tu vieni a fare una discarica vicino a una scuola, dove ci stanno più di 200 bambini, non sei un uomo per bene, sei la schifezza di tutti gli uomini. Però, da premettere, che io, anche se ho 70 anni, sono una donna molto combattuta. Loro mi hanno menato in terra, mi rimane vagnato. Siamo tacciati che siamo tutti nostri comunisti. Siamo tacciati che siamo tutti persone che combattono per le loro idee. Qual è il problema? Se siamo comunisti, voglio. Non lo so, qual è il problema? Ognuno ha il problema? Io sono comunista da una vita e non mi vergogno di dirlo. Perché ad esempio per quello che dovevo avere, ho sempre combattuto, ho sempre lottato e lotterò, andrò anche domani. Quando mi rompo un'altra gamba non fa niente, però un burghella da capo. Una manganellata in testa qua. Allora, ragazza, gli hanno dato una manganellata in testa. Noi stavamo lì pacificamente con le mani alzate, non abbiamo fatto niente, resistenza passiva. Io lo dicevo pure perché io cerco di comunicare, sono sempre persone, pure se loro stanno lì per lavoro, devono eseguire soltanto, purtroppo. Però umanamente ci potevano capire, potevano andarci piano, noi solo questo chiedevamo. Noi dicevamo andateci piano, noi non stiamo facendo niente. Né per fortuna nessuno ha fatto niente, neanche i ragazzi magari più, sai, che si fanno prendere dalla foga. Nessuno ha reagito, nessuno ha fatto niente, resistenza passiva, e ci hanno attaccato. È stata una cosa allucinante, guarda, mi devi credere, io non me l'aspettavo, io tremavo tutta. I giorni erano che c'era il presidio qua. Noi siamo da lunedì scorso. E perché da lunedì? Che è successo lunedì? Che iniziavano i lavori e noi abbiamo bloccato i lavori. Quindi è iniziato il presidio e devo dire che c'è stata affluenza da parte delle persone, però purtroppo le persone lavorano, studiano, i ragazzi, quindi siamo sempre le solite persone, a parte vedi questi eventi che magari uno, cioè, facciamo insomma. E la polizia è arrivata oggi a sgomberare? Sì. Ok. Quindi adesso i carabinieri presidiano l'unico varco, sì, per i mezzi per cominciare, sì, i lavori. Sì. Con la ruspa però già sono passati e hanno iniziato a spianare il terreno, oggi, dopo lo sgombero. E infatti, come hai visto, dove noi stiamo presidiando, adesso ci sono le camionette di carabinieri.